Quindi stavamo dicendo il colore delle verdure, quindi per rilasciarmi al discorso lasciato prima, per le verdure è una cosa, diciamo, non è molto difficile. Si porta l'acqua in ebollizione, si immergono le verdure in acqua salata, poi se uno ha poco lo tiro su con un ragno e lo lascia riposare. Se poi ha qualcosa in più, quindi l'ingrediente è tanto, si può preparare una bacinella dell'acqua col ghiaccio, si immergono queste verdure appena tolte dall'acqua bollente e si arresta immediatamente la cottura e il colore risale, si vede proprio. Questo procedimento logicamente può essere utilizzato per tutti i tipi di verdure, diciamo fagiolini, piselli. Certo, le verdure contenenti per esempio gli spinaci, che hanno, diciamo, la clorofilla, è importante perché così noi arrestando la cottura non tartassiamo la clorofilla di quel tipo di non verdura. Si altera, quindi non si altera il colore. E quindi manteniamo sia le qualità organolettiche che il colore. E invece lo chef cosa ha usato lì come bastoncino? E uno spiedino cos'è? Beh, no, è un bucatino. Ah, un semplice bucatino. E quindi poi viene infilzato all'interno per, diciamo, utilizzarlo appunto come spiedino. Adesso quello si mette in forno a 180 gradi circa. Per un 15 minuti, diciamo, e quindi tutto andrà in cottura. Le alici e il pesce spada che sono crude, quelle cuoceranno insieme al bucatino che prenderà anche il colore. Certo. Quindi possiamo mettere in forno. Si mette in forno. Forno già in pressione. Bene. Nel frattempo che il nostro antipasto si cuoce, andiamo magari a presentare quello che dovrà essere il primo piatto. Sì, per il primo piatto, bene, abbiamo scelto ci siamo un po' immersi nella pasta fresca. La pasta fresca fa parte comunque della tradizione filata a mano, certo. Di grano duro, farina, sì, di grano duro. Grano duro, e io nella ricetta c'è anche del grano della farina di grano tenero. Ma con uovo o senza? Beh, pochissimo, abbiamo messo qualche uovo, poco. Quindi nell'impasto c'è uno o due uova, ci saranno. Quindi adesso... Benissimo, eccoci qua, lei non so se mi ha sostituito degnamente. Spero di sì, lo diranno le nostre telespettatrici. Lo diranno le nostre spettatrici, adesso sentiremo cosa le pensano. Siamo passati al primo piatto? Sì, come sta cuocendo l'antipasto, ci organizziamo adesso per il primo piatto che sarà. Quindi abbiamo della pasta fresca fatta a mano con una salsiccia di pesce spada e pomodorino fresco. E andiamo con gli ingredienti. Sì. Gli ingredienti. Allora, abbiamo... Adesso li manderanno, richiamiamo il piatto. Sì, abbiamo dei maccheroncini, quindi... Maccheroncini, sì. Cara regia, i maccheroni, vediamo, diamo gli ingredienti per il primo piatto della serata. Arrivano i maccheroni. I messinesi, sono i fusilli, vero? Sì, fusilli. Fusilli aromatizzati con salsiccia di spada. Di pesce spada, quindi fusilli aromatizzati. Per la pasta, 600 grammi di farina 00, 2 uova, 150 ml di acqua, 10 grammi di sale e 5 grammi di timo. Prima abbiamo detto che c'era la farina di semola, in effetti c'è, la farina di semola c'è. Non l'abbiamo segnata. Quindi... Farina di semola. Cara regia, possiamo aggiungere anche la farina di semola? Sì, quanta? Sì, sì. Ma poco, in parte 300 grammi. 300 grammi di farina di semola. Grazie. Adesso... regia, se la possiamo aggiungere. Quindi andiamo a fare proprio i fusilli e poi passeremo al sugo. Prego. Quindi l'impasto va aromatizzato con del timo. Ecco perché sono aromatizzate con questa erba aromatica, timo fresco. E poi metteremo... Vediamo un po' come si muove Gianfranco. Ecco qua. Che cosa sta facendo Gianfranco? Questo è del timo selvatico. Adesso lo andremo a sminuzzare leggermente e lo aggiungiamo alla farina. Che poi successivamente andremo a fare l'impasto per filare
la pasta. Qui abbiamo anche i ferretti. Fa vedere che i ferretti, i famosi ferretti per fare i fusilli. È un po' la pasta ormai conosciuta, diciamo, sul nostro territorio, però è sempre bene, come dire, si inserisce bene nel contesto di un menù. Ferretti vengono di lavorare per fare i fusilli, vero? Sì, noi sono gli stessi ferretti per fare la lana, più o meno. Sì, in linea di massima sì, però noi questi qui ce li abbiamo messi da parte per fare. Non ci fate a maglia, ecco, tranquillizziamo da chiama, ecco, non ci fanno la maglia, ci fanno soltanto, ecco, lo stiamo sminuzzando proprio tantissimo. Sì, in modo che quindi, ecco, si inserisca bene nell'impasto della farina, che avrà come ospite qualche uovo e dell'acqua. Noi lo stiamo facendo con il timo, però si può aromatizzare qualunque tipo di pasta con altre spezie. È diffusa tanto, più che spezie. Erbe aromatiche. Erbe aromatiche, quindi certo. Facciamo tanto quella con il basilico, con il prezzemolo. Io personalmente, li preparo con la farina dei porcini essiccati. Ah, ecco. I porcini essiccati vengono passati al mixer e vengono ridotti in farina e poi viene aggiunta appunto all'impasto delle tagliatelle. Stiamo aggiungendo un pizzico di sale alla farina. Sale. Abbiamo aggiunto il nostro timo. Adesso andremo a mettere due uova. Due uova? Sì. Se vuoi. Va bene. Bene, adesso impastiamo Gianfranco. Certo, in poca misura lo facciamo a mano, se no dovremmo fare. Noi tra l'altro abbiamo lì una vasta esposizione, insomma, che avete portato, però. L'abbiamo fatto stamattina. L'avete fatto stamattina. Infatti Gianfranco stamattina. Quindi assaggeremo Gianfranco da stamattina. Che lavori, stanco? No. Ah no, bravo. Sono volentieri. Sono tutti uguali, quindi sembrano fatti a macchina, complimenti. Perché alla mano si vede che è abbastanza taratta forse. Che c'era una signora, una sera ci ha chiamato una signora che diceva: io non riesco a farli tutti uguali, tutti con la stessa lunghezza. No, una volta che uno prende la mano. E ha acquisito oramai una manualità specializzata. E la mette al bisogno, aggiunge l'acqua, man mano che l'impasto lo chiede. Pronto? Pronto, buonasera, sono Mara, chiamo da Siderno. Cara Mara da Siderno, buonasera, sono benvenuta. Paesana. Buonasera, siamo vicini quasi di casa con i signori che ci sono stasera, quindi volevo portare un po' di solidarietà. Certo. Semplicemente il problema è che stasera il canale purtroppo non si vede. A Siderno. Sto seguendo da internet. Sì, ma lei ci sta seguendo attraverso internet, anche lei ha provato a fare la ricerca a canali, signora? Sì, ma non è riuscita. A Siderno, non si vede stasera. Perfetto. Purtroppo sì, stasera che c'erano proprio i vicini di casa. Benissimo. Però ci sta guardando da Siderno, da Siderno su internet. Sì, ci seguo da internet. Volevo fare i complimenti perché sono molto bravi. Benissimo. Grazie signora. Va bene, cara signora, grazie, la stanno sentendo. Volevo fare qualche domanda sulla cucina, su quello che stanno preparando. Guardi, sì, niente di specifico, semplicemente faccio anch'io la stessa pasta, semplicemente che invece di usare il ferretto uso uno spiedino. Buonissima lo stesso. Ah, con uno spiedino, va bene. Sì, certo. Il legno, anche il ferro. O in legno e in ferro. Sì, va bene, cara signora Mara, noi la ringraziamo molto per la sua chiamata, grazie. Grazie a voi, buonasera e ancora complimenti. Gentilissima, grazie signora, grazie. Buonasera. Abbiamo un'occhiata per vedere un po'. Pronto? È pronto, è ottimo, la signora viene da Crotone. Come, mi scusi, possiamo alzare un pochino la cassa in studio perché io non riesco a sentire, grazie. Adriana da Crotone? Purtroppo non vi vedo nemmeno io. Perfetto, veramente siete una. Guarda. Da Crotone. Proprio stasera mi dispiace molto non vedervi, la figura va e viene. Ma e viene, a Crotone, va bene, io segnalo anche questo e non ce la faccio.